Amici del canale, buongiorno, buon giovedì a tutti voi. Oggi è un giorno particolare perché è anche la vigilia di Lazio-Milan. Parlerà più tardi Stefano Pioli, poi la partenza per Roma, dove domani sera all'Olimpico i rossoneri sfideranno la squadra di Maurizio Sarri. A proposito di partite, a proposito di campionato, ieri c'è stato il recupero tra Inter e Atalanta. Il Milan mantiene il vantaggio sull'Atalanta perché la squadra di Gasperini ha perso male anche contro l'Inter. C'è da dire però che la formazione di Inzaghi addirittura si è portata a più 16 sul Milan in classifica, divario veramente netto, e si avvia la conquista dello scudetto, si avvia la conquista del titolo. Naturalmente c'è tanta delusione in casa Milan perché ormai già da un paio di mesi il Milan non è più competitivo per il primo posto e almeno da questo punto di vista la stagione si può dire fallimentare dal punto di vista della classifica della Serie A. Poi vediamo in Europa cosa succede, però leggere un meno 16 dall'Inter sicuramente fa male all'ambiente rossonero. E, ieri sera però, attenzione, sono emerse delle dichiarazioni, ma anche delle notizie che riguardano un viaggio fatto all'estero, ad Abu Dhabi, un viaggio ad Abu Dhabi da parte del CEO del Milan Giorgio Furlani, e in questo viaggio lui ha avuto modo anche di parlare in un convegno e ha parlato anche del futuro del Milan. Ma perché Cardinale Furlani stanno facendo continui viaggi in Medio Oriente, Dubai, Abu Dhabi, insomma zone del Medio Oriente che sono zone strategiche, da lì possono arrivare investitori, possono arrivare soldi freschi per migliorare la situazione finanziaria del Milan, dei rinforzi, se così si possono definire, con investitori di minoranza all'interno del club. E ne ha parlato lo stesso Giorgio Furlani, dove appunto ha messo nero su bianco del fatto che il Milan sta provando ad espandersi in quelle zone del mondo e dice il futuro del Milan prevede la continuazione del nostro percorso di espansione internazionale in Medio Oriente e in America, quindi su due fronti, Medio Orientale e fronte americano, insieme al progetto ambizioso di un nuovo stadio a San Donato. Lo ribadisce, nuovo stadio a San Donato. Non dice nuovo stadio con l'Inter, non dice nuovo stadio, non dice stadio San Siro, ma nuovo stadio a San Donato. Il nostro attuale stadio, con la sua età e le sue limitazioni, non soddisfa più gli standard necessari per offrire un'esperienza ottimale ai nostri tifosi. Poi, sullo stadio la posizione del club è chiara. Abbiamo ascoltato il sindaco Sala, con cui c'è forte stima e rispetto, ma la priorità è il progetto di San Donato. Questo è un concetto che ho espresso anche nei due video di ieri. Se qualcosa andate a vederli, a rivederli, anzi vi chiedo tra l'altro di aggiungere un like, attivare la campanella e iscrivetevi al canale. Furlani dice, il nostro percorso di espansione internazionale in Medio Oriente e in America. Lui ieri infatti è stato ad Abu Dhabi, dove il Milan ha comunque la sede del Milan, che comunque è un punto strategico, anche lì il Milan deve cercare di allacciare quanti più rapporti con quel mondo lì per provare ad ottenere ad accaparrarsi investitori per migliorare il club. E infatti poi lui dice: grazie alla guida della nostra proprietà siamo strategicamente posizionati per entrare in una nuova fase di crescita, con un forte focus anche sul mercato medio orientale. Siamo qui per parlare di investimenti nel calcio e uno degli investitori principali, senz'altro, è il nostro partner Emirates. Poi l'apertura di un ufficio a Dubai è un'ulteriore testimonianza del nostro impegno nella regione per ulteriori collaborazioni e crescita. È più chiaro di così, ragazzi, non possono essere. Stanno andando in Medio Oriente, Dubai, Abu Dhabi per aprirsi a nuove collaborazioni e a nuovi partner. È solo questione di tempo. Ieri ha parlato anche Rafa Leão alla presentazione del suo libro Smile,
Alla fine di questo video vi lascio anche le sue dichiarazioni, così potete ascoltare anche dalla sua voce, il suo punto di vista. Dichiarazioni molto belle, soprattutto nei confronti del Milan, perché Rafa Leão giura fedeltà al Milan e soprattutto, è un'espressione di lealtà quella di Leão nei confronti del Milan. Leão dice: "Io sono arrivato al Milan da bambino praticamente, ero ragazzino. Ho avuto anche dei momenti difficili. Il Milan mi è stato sempre vicino, mi ha fatto crescere come giocatore, mi ha fatto crescere come uomo, mi ha aiutato nei momenti anche di difficoltà. Il famoso nodo Sporting, la famosa multa, il risarcimento allo Sporting. Il Milan mi è stato vicino, mi ha aiutato a risolvere quella situazione. Quindi non potevo andare via dal club, non potevo lasciare il Milan, perché per me l'educazione è tutto, è una questione di lealtà", dice Rafa Leão. Lealtà di Leão nei confronti del Milan. Questa è una cosa molto bella. E poi sul futuro dice: dove ti vedresti in futuro? Cosa c'è nel futuro di Leão?" E lui risponde: "Il Milan". Lo dice in maniera secca, lo dice senza fronzoli. Non è che dice: "Vediamo, sono aperto ad altre esperienze", non è che dice: "Ora sto bene, ma in futuro chissà". Dice: "Il Milan, mi vedo al Milan, sto bene al Milan". Questo è un grande attestato di fiducia di Leão nei confronti dei rossoneri, di lealtà e anche di amore, perché poi comunque bisogna dirlo, lui nonostante tante difficoltà e tanti problemi per rinnovare quel contratto, sapete che c'erano tante persone che ruotavano attorno a Leão, chi lo strattonava a destra, chi lo strattonava a sinistra, chi voleva portarlo in una squadra, chi un altro, alla fine lui ha scelto di rimanere e di questo gli va dato atto. Vi lascio con le parole di Rafa, ci vediamo sicuramente più tardi. Sì, secondo me la 10 è una maglia diversa, è un giocatore diverso, che portano qualcosa di diverso in campo. Io l'ho voluto indossare perché anche è stata una maglia importante in Milan. Io, come sentivo un giocatore importante, non so se era un gol alla Del Piero, ma sicuramente è stato un gol bellissimo, uno dei più belli, quello dell'Atalanta, della tua carriera. Sì, era un gol anche se non sono stato una giocata di dribbling, le voleva fare perché da 5 mesi che non facevo gol in Serie A, quindi una partita come quella a San Siro davanti ai nostri tifosi è stato diverso per me. Poi quell'esultanza, come dire, parlate, parlate, ma io faccio i fatti, oppure dici tu. No, la critica mi spingi come dico sempre, chiaro la critica costruttiva, però il calcio è così, alle volte stiamo bene, alle volte no, non bene, però l'importante è come va la squadra e se la squadra va bene. Rafa, vedo un tatuaggio, tutto passa se non erro. È un nuovo inizio la prestazione di domenica, forse la migliore da quando sei qui in Italia. Già fatto prestazioni buone prima, però no, no, Vinicius no. Mi mancava solo il gol perché ha fatto di partita, buone partite, però ha fatto assist, però non ha fatto gol, però quando fai belle partite, fai gol, è completamente diverso. Rafa, a livello numerico ti sei prefissato un obiettivo da qui a fine stagione per quanto concerne gol, ovviamente? Non metto numeri, non metto numeri, cerco sempre ogni volta che vado in campo di aiutare la mia squadra, chiaro che voglio fare gol, voglio fare assist, però non ce l'ho il numero, chiaro che estate è importante, però quanto di più meglio. Rafa, quanto è importante la quotidianità di Zlatan Ibrahimovic a Milanello? Una persona in più, una persona che conosce bene le nostre caratteristiche, è stato un calciatore, però anche secondo me il punto importante è la sua mentalità che ci aiuta tanto. Rafa, Mister Pioli ha detto che ti avrebbe fatto pesare la prestazione di domenica. Che cosa ti ha detto di particolare? Una battuta, una frase, cosa ti ha detto? No, lui mi aspetta sempre una grande partita perché sa le qualità che ho, quindi lui ci aspetta tanto. Chiaro che lui dopo la partita mi ha dato un abbraccio perché
sentito che ha fatto una gran partita. Il tuo nome è sempre molto chiacchierato in ottica mercato, tu dove lo vedi il tuo futuro? A Milan. Tanta. Rafa, qual è il giocatore che ti ha impressionato di più in questa stagione e quello dei tuoi compagni di squadra? Teo Hernandez. Okay. Rafa, oggi la primavera è andata ai quarti di Youth League, grande prestazione di Simic, grande di Zeroli. Ieri abbiamo visto un bel commento su Camarda. Un pensiero su questi giocatori e che rapporto hai con Camarda? Secondo me sono il futuro del Milan, del giovane con gran qualità, che voglio vedere più spesso la prima squadra, loro sono già andato lì e secondo me è un progetto del futuro del Milan e secondo me possono arrivare a grande livello. Facciamo l'ultima. Rafa, un giubbino che ricorda l'America, la bandiera dell'America, le stelle. Il Milan può puntare alle stelle magari dell'Europa League? Sì, come ho detto prima, step by step, c'è la prima partita che è importante a casa nostra che vogliamo vincere per andare avanti nell'Europa, che è un obiettivo. Grazie a tutti.